successo, ci sono qualche novità e sapere se lei è preoccupato per questa vicenda della Corte dei Conti. Ieri sera abbiamo fatto una lunga riunione fino a notte, ma fin quando non conosciamo le motivazioni non possiamo essere particolarmente puntuali. Le mie considerazioni oggi sono queste. Innanzitutto considero questa decisione un errore, nel senso che è giuridicamente infondata e produce una profonda ingiustizia sociale che ricade tutta sulla nostra città. La seconda è una considerazione di preoccupazione e di gravità, perché dover mettere oltre 100 milioni nel bilancio significa che per colpe non nostre, per un debito storico del 1981, commissariamento post terremoto, e per un debito dell'emergenza rifiuti, quei rifiuti che noi abbiamo tolto, noi dobbiamo addirittura non solo pagare, ma pagare anche la sanzione, quindi paghiamo due volte. E quindi significa non poter avere i soldi che vorremmo per le politiche sociali, per la qualità dei servizi della nostra città, per riempire le tante buche che si aprono, o per gli autobus, e potrei continuare fino all'infinito. Questa è un'ingiustizia clamorosa che apre la strada a una mobilitazione politica, istituzionale e amministrativa senza precedenti. Guardate, io non sono mai stato così indignato come dopo la decisione di ieri, che la trovo ingiusta giuridicamente, ma soprattutto forse non ci si rende conto dell'ingiustizia sociale che per un cavillo formale viene fatto pagare, e chi lo sa perché, proprio adesso, a distanza di tanti anni, ai diritti e ai bisogni della nostra città. Quindi noi inizieremo, abbiamo iniziato da ieri, una mobilitazione politica. Metteremo in campo tutte le azioni amministrative necessarie, quelle giuridiche, quelle istituzionali, ci fermeremo con le armi della democrazia e della Costituzione fino a quando non vinceremo la partita delle partite. Lo dissi anche a Montecitorio, noi ancora abbiamo la cassa bloccata, io in questi giorni farò di tutto anche col presidente Gentiloni perché almeno si risolva la questione della cassa bloccata, per poi affrontare una partita tutta parlamentare, perché questo tema del debito attiene al Parlamento e al Governo, è il debito storico che cade come un macigno su questa città senza che noi non solo non abbiamo nessuna responsabilità, addirittura il Presidente della Corte dei Conti dice che ci vuole una legge, perché quando fai pagare in modo così ingiusto un debito, tra l'altro con una sentenza sinceramente che noi non condividiamo davvero per nulla, e questo ci procura anche un grande dolore istituzionale, di fronte a questo chiederemo da sindaco di Napoli, perché so che questo è un prezzo che pagherebbe enorme la città, ai deputati appena eletti e soprattutto ai deputati napoletani e campani di fare in modo che immediatamente si ponga fine a questa ingiustizia. Il resto poi sarete aggiornati di volta in volta, perché lei, la cosa è lì. Lei si chiede come mai la Corte dei Conti non sia intervenuta, non abbia usato lo stesso metodo di giudizio. Mi fermo anche qua. Quando sperperavano i soldi. Mi fermo qua, ci torneremo. Io, guardate, lo dico da magistrato, da uomo delle istituzioni e da sindaco. Trovo questa decisione profondamente ingiusta, la trovo giuridicamente sbagliata. E trovo che non ci si rende conto in questo paese che cosa Napoli sta facendo, che cosa noi stiamo facendo, che trasparenza abbiamo messo in campo, che rottura di un sistema, oppure forse c'è qualcuno che ci vuol far pagare proprio perché abbiamo troppo rotto il sistema, stiamo troppo cambiando, e forse proprio perché siamo arrivati così in alto, senza soldi, con un debito così pesante, con ostacoli di questa portata, c'è qualcuno che ha pensato alla spallata finale. L'ultima cosa che vi voglio dire, e questa è la certezza dell'incontro di ieri sera, Napoli non andrà in dissesto, e questa è una buona notizia per chi magari pensava di darci la spallata. Avete alzato gli ostacoli così in alto, vi renderete conto di che cosa significa alzare gli ostacoli così in alto. Se avessi avuto qualche dubbio, ieri avendo parlato fino a notte con ragioniere e col dirigente dell'avvocatura, oltre che col capo di gabinetto e il direttore generale, ma qualcuno può pensare che il capo di gabinetto ha più, come dire, una valutazione di tipo politico, avendo parlato con i vertici tecnici dell'amministrazione e ho visto i loro volti, la loro indignazione, la loro rabbia e la loro consapevolezza che ci troviamo di fronte a una vicenda che è un attacco alla città, che rischia di minare gli equilibri istituzionali del nostro paese, e
e che mette a dura prova la nostra città, ho avuto la certezza assoluta che non solo il Comune ha fatto il massimo, ma che abbiamo completamente ragione. E quando hai completamente ragione e l'ingiustizia la vogliono far pagare alla città e ai napoletani, non ci fermeranno mai e io non mi fermerò, guardate, fin quando non vinceremo la partita delle partite che è il nostro campionato. E se qualcuno ha i dubbi sulla nostra capacità di resistenza e di lotta se ne accorgerà nelle settimane successive. Ragazzi, devo andare. Quindi chiedere il sostegno del Lancio in questa battaglia. Lancio è mobilitato insieme a noi, questo è un tema nazionale. Napoli, come al solito, è in prima linea, è il cuore di questa battaglia, ma il tema del debito riguarda tutti. Però a noi non è il debito, a noi è un'ingiustizia. Cioè a noi ci vogliono far pagare un debito storico che noi, come dire, non ci compete per nulla, abbiamo risanato i conti, abbiamo fatto il massimo, ce l'ha detto anche la Corte dei Conti, è davvero una cosa che non si può sentire. Cioè a me stanotte io non ho dormito un minuto perché avevo proprio un dolore fisico, perché quando l'ingiustizia è così grande noi metteremo in campo una reazione adeguata all'ingiustizia che ci hanno messo in campo. Grazie.